Mandorla, salaria di mandorla e zucchero. Quindi la mandorla, sai, il dosaggio con lo zucchero. Io faccio una dose approssimativa, la media. Il zucchero, mischia. Questa è la raffinatrice, che hai un lift e quindi va a macinare. Va a passare una prima macinatura, diciamo, io ho passato tutto ciò, questa è la prima macinatura, di solito si passa più volte, questa è già la prima macinatura, e poi si ripassa un'altra volta, si ripassa un'altra volta, e noi le facciamo un'altra volta, fino ad ottenere la famosa, la pasta lattante, quella per fare la mandorla, la ragnaglia e per fare la pietra. Poi si scioglie nell'acqua, con il mix, e poi si va a mantecare nella macchina del gelato per fare la caglia di mandorla. In questo momento è in estrazione, quella è la caglia di mandorla. Aspettate un attimo. Questo è il prodotto finito. La caglia di mandorla. Questa è la parte della macchina del gelato. Panetto sciolto con l'acqua. E la mandorla. Acqua. Io ho detto mandorla. Naturalmente poi uno la fa il dosaggio, perché è una cosa personale, chi la vuole più forte, chi la vuole meno forte. Meno acqua metti, più forte. La famosa del latte di mandorla è la stessa cosa. Più pasta lattante metti, quindi meno acqua, più viene più bella, più densa e più pastosa. E così è la creina, anche in base alle cose che uno si fa. Poi il gusto è personale. Quindi ora vado a prendere dei bicchieri con dei bicchieri che lo faccio assaggiare. Penso che la volete tutti voi. E poco ce la dobbiamo mangiare, certo, no? Va bene, andiamo a prendere il bicchiere. Qua siamo, non ci muoviamo. Nel frattempo gira la macchina e aspettiamo. Qua che se cos'era? Ma questo non era previsto. Questo è per il liquore secco. Questo non era previsto. Mattina. Le mani come sono? Belle patte di liquore. Poi ci fai i DVD e ce li passi. Ah, ma qua ci sono babà. No, troppo buoni. Adesso che si bucano... Si rompono in così a suppa. No. Questa è la tecnica. Questo è il termine tecnico per dire... Per l'assuppamento. Per brioche appena... Per la brioche. Thank you.
esigesse? Magari ce l'ho, ma se vogliono mi dai qualche brioche magari, se la vogliono costare con la brioche. Mi segue un po' di scena. E quanti anni è che fai che venite? Io sono un sacco di tempo. 10 anni, 20 anni. Non dire più, 20 anni. Una 20 anni che fai che venite, sempre qua sei stato? Sì. Fortunatamente io ho avuto la fortuna di non avere problemi. Non cambiare lavoro, ci siamo trovati bene con il datore di lavoro, con i colleghi. Ma là c'è pure la brioche? Sì. Con le dosi anche? Con le dosi. Allora, riprendiamo. Non lo racconti? Non lo può dire, ecco. Per 2 chili di brioche. Sono. Guarda. 2 chili di farina. 300 di zucchero, 300 di burro, 40 di sale e 80 di miele. Poi 10 uova, un mezzo litro di latte e un mezzo litro di acqua. Questa cosa che è uovo? Questo è uovo. Preparato? No, qua abbiamo 10 kg. Adesso le 11, stanno già passando. Alla domenica passano un 200 brioche. Vi faccio vedere pure la macchina, abbiamo anche la macchina per fare le brioche. Ma vuoi la granita? Bye bye. E qua questo è il comando. Questa è la temperatura, diciamo, per sistemare la temperatura del forno. A 210 si può sistemare. Qua ci sono gli amici anche. Sì, questi sono gli amici. Li teniamo a caldo, diciamo. Però ci provare sempre. Vi confortiamo. Ma che bella essere giunta occhio. Grazie che mi dicono che sia la mia donna. Io ho dei parenti a notte. E una volta mi hanno invitato a assaggiare la granita. Ho detto vediamo che cos'è. Era ghiaccio di tarro, semplicemente con dello sciroppo. Lo fanno girare in alcune macchine, per loro quella è granita. Mi dicono la granita siciliana. Io che l'hanno imbosturata. Mi arrabbiai e dissi quale granita siciliana. Questo non lo è per niente. Chiaramente perché per noi è tutto un altro tipo di preparazione. Cosa ne pensi di questa situazione? Oggi è andata bene. Come ci si regola? Un chilo di farina. No, you remember when I was
Se hai due mani ne fai due. Quello che fa la mano. Poi dopo questo tipo di lavorazione. Si dice che una volta. C'era uno che ne faceva quattro, usava pure i gomiti. Però si dice. Beh, per esempio noi che ora di domenica facciamo donna assetto con tutte le ore. Quel lavoro è quello che ci dobbiamo dividere. A casa il mano, non c'è quella macchina. Cosa fai? Lei fa a casa. Perché poi dopo gli si mettono a lavorare, che cosa la vuole? Io non lo faccio però a casa è consigliato perché a volte la pasta deve fare così, fare così a casa non uscire a casa non puoi uscire si appizzica non esce più. Ma il nuovo faccio la pasta prima? No, quando sono proprio ieri e ci sono chiuso non lo devo fare così della? Della mattina un'altra diciamo il metodo moderno ad esempio con questo tipo di macchina evitare se si pensa un chilo 8 di farina e di pasta è giusto un chilo 8 di pasta viene un chilo questa è una fabbrica sì. Allora, si è la differenza si dice a Marco le chili pazzicane le ho fatto vedere lei a casa come le dovevamo fare c'è anche la macchina che fa la cosa si è già in ginocchio faccio la gira la pasta poi io della tavola devo rimanere 30 brioche da 60 grammi in 7 secondi andiamo un lavoro oggi quando la rovescia 5 4 3 2 1 0 meno 1 meno 2 3 bene solo così giusto questo è un miracolo vedi eh? Questo è un vero e proprio questo siamo a livello delle lacrime di San Gennaro qui le cose muoiono più grosse perché almeno deve diventare così questa è la bella dieta no no la facciamo sempre con la macchina pensi non ci vedere che si sta con la macchina non ho registrato no come possiamo rifare? Michele non ce l'ha allora la stai facendo la roba? Sta registrando la anche la guarda non ho perché non ho registrato questo è il secondo turno sì però sempre si fa riposare la cosa mantiene il peso un po' asciutto certo questo è il peso 70 grammi 70 grammi asciutto certo lei ha credito siciliano ci ha lavorato pure? No. Sì, sì. Pronti? Via! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Meno 1. Meno 2. No, giusto. 7, 6, no, 7 sono. Sono 7 veramente. Poi si fa sempre il solito lavoro. Il risparmio di tempo certo c'è il risparmio c'è però io sono sempre c'è il risparmio però le mani sono le mani però lei cerca sempre di lavare stiamo diventando come i mai e questo è vero no dei soldi se puntavano a mano ora vengono le mazzette di soldi 2.000 euro, ma è sicuro che sono 2.000 euro? Ma la grandezza la come vedete con la... Sì, di qua e di qua. La spingiamo, per esempio qua. Dentro c'è un cinese. Qui sotto ci sono per esempio 30 tagli. Sì. Vuoi vedere? Sì. Ci sono 30 tagli. Non ci mette le mani. Si taglia. Si abbassa. Cala la seconda maglia, poi da sinistra, a taglia, ora la rotonda. E così la rotonda li separa dalla cosa. Sarà sudato?
Thank you.